il sindaco di Cicciano. Cicciano sta vivendo una nuova primavera, è vero? No, vive, c'è aria fresca. Aria fresca. Devo dire che molto ne sta. Abbiamo chiuso proprio ieri sera una 4 giorni della Cooking Around. È stata una cosa meravigliosa. Una marea di gente. Gente tranquilla, beata, si fermava perché poi vicino a un menù che era una serata di gala. È stato veramente un bellissimo ricevimento. Ma la mattina c'è stata anche c'è libri? Ah, ieri. La delegata alla cultura ha organizzato con chi è la delegata? Maria Biondo, che è una ragazza in gamba, insieme a tutti gli altri amministratori abbiamo il baratto del libro, però va organizzata ancora meglio perché dobbiamo far diventare protagonisti gli alunni del liceo, dell'istituto alberghiero e della scuola media. È stata veramente una cosa, venivano gente da tutte le parti a vendere e comprare i libri, a scambiarsi le cose. Veramente è stata una cosa bellissima, che poi la gente deve correre a Napoli per vedere, oggi il caro libro è diventata una cosa importante per le famiglie che onestamente 2 o 3 figli non si possono permettere di comprare del tutto nuovo, e quindi è una cosa che ha suscitato molto interesse. La rifaremo ancora con maggior impegno, facendo diventare protagonisti i ragazzi delle scuole. E il futuro di Cicciano? Devo dire che sono 2 mesi e mezzo che stiamo lavorando sodo e stiamo iniziando a rimettere tutto un poco in moto. Stanno palestre che stanno chiuse da molti anni, le abbiamo messe in moto e quindi stanno dritte, che penso che per la fine di quest'anno ci daranno più di una palestra, della scuola media, della scuola Bovio, poi il campo sportivo finirà verso novembre. Insomma, le opere stiamo mettendo un poco in moto il meccanismo per poter rilanciare il nostro paese. E il cimitero? Il cimitero è diventato una nuova sede di fiori, quindi bisogna vederlo, quindi c'è l'altra delegata, la dottoressa Ferone Angela, che sta veramente impegnandosi al fondo per far sì che il luogo dove possiamo trovare tutti i nostri cari sia accogliendo quanto più possibile. Okay.